Però il microfono non te lo tengo, eh. Io non glielo posso tenere perché sono troppo bassa, ma Alessandro ovviamente non ha certo bisogno delle mie presentazioni, ma voglio solo in un minuto raccontarvi un aneddoto. Un annetto fa, forse un annetto e mezzo fa, una vecchia signora un po' invalida arrancava per le strade di Verona per andare verso un teatro dove si teneva la presentazione dei candidati al Consiglio regionale del Veneto, e arranca, a un certo punto vedo una sagoma che si affianca, mi offre il braccio e chi era? Alessandro Di Battista. Questo è Alessandro Di Battista, un gentiluomo. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, guardate che bella piazza. Te? Stiamo a lavorare per te, stiamo a lavorare, te non lo sai, ma stiamo a lavorare per te. Che poi vedo tanti bambini, tante creature. A cava cecio si dice a Roma, sulle spalle dei genitori. Ogni qualvolta siamo in piazza, i carabinieri stanno lì tranquilli, io li ringrazio, i carabinieri, vedete, non è che stanno lì attenti a vedere che cosa fa il parlamentare, va, è protetto, scortato. Ricordate quando Renzi diceva a me mi difende la gente? Intendeva L' agente. E lì, guardate che è incredibile, io ringrazio Polizia e Carabinieri che sono tranquilli, grazie per il lavoro che fate, i veri rottamatori del Partito Democratico sono loro. Però è incredibile, quando noi andiamo in piazza, veramente, cioè, sembra una piazza normale. Sono venuto con Fabrizio, che mi è venuto a prendere, in macchina, abbiamo parcheggiato lì, abbiamo pagato il parcheggio. C'è una roba proprio normale, un paese normale, alla fine il movimento cerca soltanto un po' di normalità. E io sto sempre in piazza, e facciamo pure queste dirette per arrivare a più persone possibili, perché l'intermediazione mediatica tende sempre un po' a manipolare la percezione che si possa avere di una persona. Chi mi conosce sa che tipo di persona sono, eppure in questi anni mi hanno descritto un giorno come un pericolosissimo eversore, un altro giorno come un comunista, poi un fascista, un potenziale stupratore, eversivo, ci hanno detto qualsiasi cosa, perché non ci siamo fatti comprare da questo sistema. Il Movimento 5 Stelle, piaccia o non piaccia, non è di destra, di sinistra, queste sono delle categorie ottocentesche, assolutamente obsolete, incapaci anche di interpretare le pulsioni, le energie, le scelte politiche di oggi, il 2017. Un giorno siamo considerati di destra perché chiediamo e pretendiamo chiarezza sul ruolo, non di tutte, di alcune organizzazioni non governative che evidentemente nel Mediterraneo hanno dei rapporti, lo ha detto la procura di Catania, l'ha scritto ieri l'Osservatore Romano, con gli scafisti, con i criminali degli scafisti. E dato che noi, io poi sono romano, non ne dimenticherò mai le parole di Buzzi, un grande finanziatore del Partito Democratico, che disse, intercettato, io faccio più quattrini con l'immigrazione che con la droga, per cui il business dell'accoglienza c'è, che ricade sulla pelle dei cittadini. Ho detto, eh? E mi stanno sulle palle, scusate. Sulla pelle dei cittadini italiani contribuenti che pagano per questo business questi denari che finiscono non al migrante magari, ma a molte cooperative legate alla politica, le quali più migranti gestiscono e più guadagnano e poi restituiscono il favore alla politica tramite pacchetti di voti. C'è lo scandalo in Sicilia del Cara di Mineo, dove cooperative sono estremamente legate all'attuale ministro degli esteri Alfano, uno che governa insieme al Partito Democratico, e anche che chiaramente sulla pelle dei migranti stessi che continuano a morire in mare. Per aver detto questo possiamo essere associati a forze xenofobe e razziste, poi diventiamo comunisti se vogliamo dare un reddito di cittadinanza a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà. In questo paese ci sono persone, ne parlavamo prima in macchina, fantasmi, pensionati minimi che guadagnano 440 euro al mese e che magari hanno paura di uscire di casa perché si vergognano, perché non hanno magari denari per prendersi un caffè, perché devono scegliere tra mangiare e curarsi, restano in casa e sono fantasmi, come sono fantasmi alcuni imprenditori strozzati da Equitalia. E questo è un paese molto strano, è fatto alla rovescia, perché in questo paese il centrodestra ha creato Equitalia, pensate, e il centrosinistra ha abolito l'articolo 18.
È incredibile, un mondo veramente fatto al contrario. Equitalia, che chiaramente con tutto il sistema ha vessato, ha colpito molti piccoli imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori artigiani, che non hanno la possibilità di accedere al credito, che non hanno la possibilità di ottenere dei finanziamenti dalle banche, le quali invece sostengono regolarmente gli amici della politica e diventano dei fantasmi. Vorrebbero pure pagare, ma non possono, e non possono rimettersi in pista perché le stesse banche neanche gli fanno aprire un conto corrente, perché è come se fossero, avessero un'onta che non hanno pagato, quindi magari non hanno pagato non perché sono dei malfattori o dei ladri, ma perché hanno avuto dei problemi, magari una malattia o magari un momento di mercato drammatico dalla tassazione troppo alta. Cioè, coloro sui quali noi dovremmo investire, i piccoli e medi imprenditori che garantiscono lavoro nel locale, sono spesso coloro che vengono del tutto emarginati da questa società. Questo è il dramma. Poi torniamo ad essere di destra se vogliamo togliere del tutto il finanziamento pubblico all'editoria. Ma perché dobbiamo pagare alcuni giornali per mentire? Io ho eliminato la rassegna stampa. Sapete che i parlamentari hanno la rassegna stampa. Io non mi faccio più inquinare la vita da alcuni bugiardi professionisti che purtroppo devono seguire le direttive dei loro editori. Questo è un paese dove c'è un problema enorme dell'informazione, altro che 5 Stelle e Grillo. È un paese dove 3 reti televisive sono in mano di nuovo un ex presidente del Consiglio come Berlusconi, che ha anche tanti giornali, dove la RAI è controllata direttamente dal governo, dove dentro al Corriere della Sera una quota importante ce l'hanno multinazionali chimica cinese, oppure Mediobanca, che ha quasi il 4% delle quote del Corriere della Sera, o Repubblica, il gruppo Espresso appartiene a De Benedetti, uno pure arrestato in epoca di Tangentopoli, che è la tessera numero uno del Partito Democratico, o L'Unità, un giornale un tempo glorioso fondato da Gramsci, oggi di fatto viene regolarmente salvato in maniera diretta o indiretta dai denari pubblici. Ma perché, se sei un piccolo imprenditore che ha bisogno di credito, nessuno te lo dà in banca, e se sei un editore invece lo Stato ti continua a finanziare in un modo direttamente o indirettamente? Possiamo essere di destra perché non vogliamo finanziare appunto l'editoria. Poi torniamo ad essere di sinistra se pretendiamo l'acqua pubblica, la sanità pubblica e i trasporti pubblici. Guardate, il 5 Stelle è una forza che io ci vado veramente oltre. Noi ci tagliamo tanti denari di stipendi e non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico, e ci sarebbero serviti, avremmo fatto più pubblicità rispetto a questo evento, avremmo comprato uno spazio in un giornale locale, uno spazio televisivo. Invece facciamo tutto con questi palchetti, con queste casse. 42 milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti ci farebbero comodo, invece riusciamo ad autofinanziarci grazie al lavoro, e ringrazio di queste persone, dei volontari, degli attivisti. Siete indispensabili. Pensate che non ci farebbero comodo? Pensate che a me 200.000 euro che ho restituito fino ad oggi non mi farebbero comodo? Mi servirebbero moltissimo, come servirebbero a tutti quanti voi. Ma nel momento in cui tu guadagni il giusto, non perdi di vista il mondo reale, l'Italia reale, e nel momento in cui tu ti autofinanzi, come facciamo in questo modo, con un banchetto, con un euro, due euro, non hai nessun padrone da soddisfare nel momento in cui vieni eletto. È questa l'enorme rivoluzione. Io non so quello che faremo, o meglio, so quello che faremo, ma nessuno qui vi garantirà che il 5 Stelle al governo non si comporterà mai come tanti tanti partiti politici che sono venuti qui in piazza promettendovi cose. Non ve lo garantisce nessuno. Fidatevi di me? No, non vi fidate neanche di me. Però abbiamo delle regole che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione. Uno, candidiamo solo incensurati. Questo significa che mai e poi mai uno dei 5 Stelle ruberà? No. Non significa questo, perché la corruzione purtroppo è nell'animo dell'essere umano e non si può cambiare l'essere umano. Ma se tu candidi solo incensurati, magari è più difficile appunto che qualcuno possa impazzire e iniziare a rubare. Se i partiti politici candidano pure persone condannate in primo grado per corruzione, per concussione, finanziamenti illeciti, eccetera, eccetera, tutto lascia presagire che è più probabile che possano reiterare il reato. Due, la regola dei due mandati e poi a casa è fondamentale, credetemi. Qualcuno di voi entrerà in Parlamento. Io 4 anni fa non pensavo di entrare in Parlamento, di essere chiamato in televisione a subire più che delle interviste, degli interrogatori, perché poi lo vedete, ci va Renzi da Bruno Vespa, gli dà il microfono e se ne va e torna dopo 20 minuti. Vado io, non riesco a finire una frase, poi vado lì col sorriso, garbatamente mi faccio concludere, dottoressa Gruber, una frase, perché devi stare attento. Tanta pazienza.
Però mai l'avrei pensato, qualcuno qui, qualche giovane, non lo pensa, ma finirete in Parlamento, perché è il cittadino che si deve fare Stato, il 5 Stelle è nato per questo, per rompere con il sistema dell'intermediazione. Il partito politico è una forma di intermediazione tra cittadini e istituzioni, non ci deve essere. Io non ho dovuto dare nessun denaro per essere candidato, non ho nessuno alle spalle, un gruppo di potere, un mafioso, un massone, un grandissimo lobbista che mi ha finanziato, no, per cui posso sbagliare in Parlamento, ma non devo render conto a nessuno al di fuori del popolo italiano. Questo è il concetto. Quando noi appunto ci finanziamo attraverso microdonazioni, entriamo in Parlamento, non c'è nessun grande finanziatore al quale dobbiamo restituire il favore con una legge o con un emendamento. Io vi faccio questi tre esempi. A parte l'abbiamo detto, Buzzi di Mafia Capitale, che finanziava il Partito Democratico, poi stranamente prendeva degli appalti in relazione anche alla gestione dell'immigrazione, oppure la gestione del verde a Roma e compagnia bella. Alfredo Romeo, quell'imprenditore, già non si parla più di Consip, figuratevi, però arrestato nell'ambito di Consip, finanziava tutta la politica, da destra a sinistra, e finanziava pure una fondazione renziana che si chiama Open. Ma un altro caso che io faccio sempre per farvi capire com'è il sistema relativo appunto al finanziamento della politica, è il caso dell'ingegner Riva dell'Ilva, che nel 2006 finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Berlusconi, a Forza Italia, diede 240.000 euro, finanziamento lecito, regolare, attenzione. A Bersani diede 98.000 euro. Che significa? Che Riva era contemporaneamente di Forza Italia e del PD, probabile, perché sono molto simili, ma in realtà quel che gli interessava era: io finanzio tutti, così tutti si dovranno ricordare del finanziamento e dovranno restituirmi qualcosa. E non è un caso che negli ultimi anni siano stati licenziati svariati decreti salva Ilva, ma nessun decreto che si occupa dei cittadini di Taranto. E come qui, che c'è, se non sbaglio, che c'è la Ferriera, certo, ma c'è pure una centrale a carbone qua vicino. Ci sono dei territori dove si muore di cancro in maniera incredibile, nel nord, nel centro e giù a Taranto e nel sud. A Taranto c'è l'Ilva che butta polveri tossiche rosse che si respirano in un quartiere che si chiama Tamburi, dove ci sono tanti bambini, mi dispiace dirlo, dove c'è l'incidenza più alta di tumori per i bambini. Poi ci sono dei cementifici e c'è la raffineria. È incredibile, è una guerra da quelle parti, però la politica si è sempre occupata di salvare l'Ilva e non di salvare i polmoni dei cittadini. Perché? Perché era finanziata dall'Ilva, di questo grande appunto patron che poi è morto, che si chiama Riva. E questo è il dramma della politica. I finanziatori, dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. L'altro problema, e per quello che siamo sempre in piazza, è il distacco che si ha da parte del politico rispetto alla realtà. Entri a Montecitorio parlando dei problemi della gente, dei cittadini, e finisci a parlare dei problemi tuoi. Ma spesso io penso che neanche sia colpa del parlamentare, è il sistema così come è fatto. Ti trattano come tu fossi un nobile in Parlamento, ti cade qualcosa, arriva uno che te lo raccoglie, le auto blu, i privilegi, i carabinieri o poliziotti che si devono mettere sull'attenti, costretti a mettersi sull'attenti anche quando alla Camera dei Deputati entra un tal Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, che era l'autista del fondatore della nuova Camorra organizzata, e i carabinieri si devono mettere sull'attenti. Entrano condannati per corruzione, ma se non hai la cravatta in Senato non puoi entrare. Questo è il paese dell'ipocrisia totale. È l'ipocrisia un altro nemico da battere, lo vediamo in tema della gestione dei flussi migratori. Ripeto, chi vuole fare chiarezza è accusato dagli ipocriti che speculano sull'immigrazione clandestina di essere razzista. Questo è un paese incredibilmente fatto al contrario, dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. È così. E noi alle volte alziamo la voce, perché in questo paese se non alzi la voce nessuno ti sente. Quindi dobbiamo camminare su questo cornicione, fare gli equilibristi. Se sbagli una parola finisci su Al Jazeera. Gli hanno bocciato tutto a questa classe politica. Gli hanno bocciato la riforma costituzionale del popolo italiano, grazie a Dio, se no avremmo avuto una renzicrazia. Gli hanno bocciato la riforma delle banche popolari, il Consiglio di Stato. La Corte Costituzionale gli ha bocciato due leggi elettorali consecutivi. Prima il Porcellum e poi l'Italico. Oggi non possiamo andare al voto perché il Parlamento è bloccato nell'attesa che finisca un congresso di un'organizzazione privata che si chiama Partito Democratico, e il Parlamento non fa la legge elettorale perché si deve attendere il congresso, e la legge gli è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, la stessa Corte Costituzionale che ha bocciato la riforma della pubblica amministrazione della Madia. Tutto quello che hanno toccato, Alitalia, Telecom, qualsiasi cosa, MPS, anche qui c'è un problema relativo ad una banca che si chiama Microcredito Friuli Venezia Giulia, che ha tanti debiti. E perché hanno debiti? Per i crediti deteriorati, prestano soldi spesso agli amici della politica, i quali non li restituiscono. E guardate che coloro che
che devono restituire i soldi alle banche, 9 volte su 10 non sono i piccoli imprenditori che si vergognano nell'avere un debito, ma sono i grandi amici della politica che non pagano mai, e poi le banche falliscono e ci devono mettere 4 miliardi italiani. Qualsiasi cosa hanno toccato l'hanno distrutta, io me le ricordo le frasi di Renzi, MPS è risanata, questo è il momento di investire, all'Italia, vola l'Italia, vola l'Italia, allacciatevi le cinture, un anno fa me lo ricordo. Poi, se uno di noi che ha proposto leggi, che abbiamo restituito denari, che siamo sempre in piazza, sbaglia un congiuntivo, apriti cielo. Gli hanno bocciato tutto, ma se io sbaglio la consecutio temporum è la fine messo su tutte le prime pagine dei giornali e dei telegiornali. Questo vi sembra un paese accettabile? Ecco, noi di più non possiamo fare. Io ve lo dico, un politico tradizionale viene in piazza e vi dice vi prometto che se mi votate, io non vi ho chiesto il voto, non ve lo chiederò mai, vi chiedo una mano, perché io me ne andrò da quel palazzo prima o poi e dovrà entrare qualcun altro, ma qua non è importante soltanto il voto, è importante la partecipazione. Io preferisco un cittadino che ci dà una mano a chiudere una discarica e magari non vota 5 Stelle, piuttosto uno che vota 5 Stelle però incrocia le braccia e dice vediamo questi che fanno. Noi da soli non ce la facciamo, il sistema è incancrenito. Ci sono le lobby della finanza, le lobby del petrolio, c'è il sistema mediatico che, ripeto, ci bastona ogni giorno perché gli vogliamo togliere i soldi, no? È normale, perché i media ce l'hanno contro di noi? Perché il 5 Stelle al governo bonifica la RAI dei partiti politici, a Mediaset li facciamo pagare delle tasse normali e non gli daremo più un euro ai giornali, è per quello che ci fanno la guerra, ma li capisco. Come oggi tutti i partiti politici ci fanno una guerra e ci attorizzano. Già teorizzano gli inciuci preventivi perché sanno, dato che il 5 Stelle è quel che dice e fa, e non neanche abbiamo aspettato una legge per tagliarci gli stipendi o per istituire il finanziamento pubblico ai partiti, loro sanno perfettamente che se avessimo la maggioranza gli tagliamo i vitalizi in 24 ore e dovranno restituire tutti i soldi che si sono intascati negli ultimi 20 anni. Immaginate la paura che hanno, e per quello che spaventano, per quello che Berlusconi ci darà da qui alla campagna elettorale dei nazisti, sono tipo Hitler, vedrete, già ve lo dico. Renzi tirerà fuori la storia delle scie chimiche, che siamo contro i vaccini, che crediamo che non c'è stata la scoperta della luna, vedrete che questa sarà la loro campagna elettorale. Noi insistiamo sui temi, sul reddito di cittadinanza, sull'abolizione di Equitalia, sulla trasparenza del sistema bancario, perché è tutto lì il problema. Nel momento in cui non c'è una separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali, tanti cittadini che non lo sanno vanno a dare denari ad alcune banche che con i denari dei risparmiatori fanno operazioni di speculazione, comprano titoli tossici, comprano derivati che sono delle scommesse su delle scommesse, totalmente all'insaputa del cittadino che dà dei denari pensando di dare dei denari ad una banca che qual è, dovrebbe essere il ruolo della banca? Finanziare un territorio, finanziare le imprese e far crescere un territorio. Oggi non esiste. Esiste. Voglio vedere un giovane se riesce a prendere un credito di 30.000 euro magari per una start-up, voglio vedere se non è costretto ad andarsene magari in Slovenia dove ci sono delle situazioni migliori che l'Italia, è evidente, o fuggire lontano dall'Italia dalla quale ogni anno fuggono 120.000 persone. Questo è il sistema, ed è un sistema estremamente legato alla politica. Pensate, io vi faccio dei nomi e cognomi: Barroso, l'ex presidente della Commissione Europea, è uscito dalla Commissione Europea e è diventato vicepresidente di Goldman Sachs, una banca d'affari. Mario Monti proveniva dalla Goldman Sachs, una banca d'affari. Romano Prodi proveniva dalla Goldman Sachs, una banca d'affari. Tutti grandi. Come? Questo tessuto del passato. Fammele dire a me queste cose che ho l'immunità, fammele dire a me. Non mi querelano di famoso, presidente. Credetemi, non c'è più neanche la partitocrazia becera, ma esiste una bancocrazia, cioè le banche si sono infiltrate nella politica, mettendo i loro uomini e convincendoli o con promesse future di assunzioni, magari le famose consulenze, o direttamente inserendo i loro consulenti all'interno del sistema politico. E costoro fanno gli interessi non della politica che dovrebbe avere la supremazia sulla finanza, ma della finanza stessa. Quella stessa finanza, ripeto, che poi con i denari dei cittadini fa operazioni speculative, senz'altro anche qui in Friuli Venezia Giulia è stato fatto, e poi a un certo punto si scopre che questa banca sta fallendo, salvataggio, quattrini di Stato come in MPS che finiscono in una banca che sta
stata spolpata dalla politica. Per quello ci fanno la guerra, perché non ci siamo mai piegati a questo sistema. Se avessimo fatto le Olimpiadi a Roma, Caltagirone i suoi giornali non ci avrebbero fatto la guerra. Se avessimo fatto un accordo con il PD o con il centrodestra in qualche modo, state tranquilli che non ci avrebbero trattato come ci trattano sempre. Ma io sono entrato in Parlamento perché non credo nel compromesso in sé, credo senz'altro nel trovare una soluzione per approvare una legge, ma non nella spartizione delle poltrone, nell'inciucio e nella logica del compromesso che oggi in Parlamento significa: tu mi dai 30 voti e io ti do due posti come sottosegretario, il mercato delle vacche. Ma secondo voi io a 34 anni, quando sono entrato, io ho un'etica, non voglio cambiare, voglio riuscire a cambiare il palazzo, non che il palazzo mi costringa a cambiare me. Credetemi, non mi ha cambiato questo palazzo, non mi ha cambiato. Alle volte ti rende cinico perché vedi che non si occupa dei problemi dei cittadini, alle volte ti dà rabbia. Io sono stato cacciato dalla Camera, non ho mai picchiato nessuno, ho avuto 84 giorni di espulsione, sono il parlamentare più espulso nella storia della Repubblica Italiana. Grazie. Grazie. Mani pulite, mazzette, tangenti, niente. Ogni tanto, se mi regalate bottiglie di vino, queste cose, io queste le accetto, però mi pare che vi siete presentati a mani vuote. Cioè, questo non va bene. Questo non va bene. Mi dite sempre grazie, grazie, ma anche una bottiglia di vino, un pezzo di formaggio, niente. La prossima volta cercate di rimediare, cortesemente. Io vi racconto solo un episodio divertente, perché poi l'ironia un po' ci vuole dentro quel palazzo, perché altrimenti non resiste. E a me, se non ci fossero le piazze di fine settimana, che mi stancano chiaramente, perché uno vorrei pure stare in questo momento con la mia famiglia, futura famiglia. Grazie. Grazie, grazie. Stiamo a lavorare per te, stiamo a lavorare. Tu non lo sai, stai lì, hai 33.000 euro di debito pubblico sulle spalle adesso. Ridi, eh? Credi, eh? Come? No, pure lei ce l'ha. Tu diceva sempre Grillo. Siete già 66.000 euro di debito sulle spalle, tu stai lì, ridi tranquilla, eh? Cos'è bello? Come si chiama? Bello, bel nome. E vi dicevo, per farvi capire com'è, è anche divertente, cioè il distacco dalla realtà, cioè che danno per scontato determinate cose che dovrebbero a un cittadino normale farlo indignare. Vi racconto due episodi. Il primo anno, tra i primi mesi in Parlamento, io feci un intervento, dissi: il PD è peggio del PDL. La Boldrini disse: non offenda, si offesero giustamente quelli del PDL. E dissi: avevano condannato Berlusconi, fuori ladri dal Parlamento, eccetera, eccetera. Lì partì una bagarre incredibile, una vera e propria caccia all'uomo. Quelli di Forza Italia lasciarono i loro scranni per venire a cercarmi e picchiarmi. E i miei colleghi fecero un cordone di sicurezza intorno a me. A un certo punto però un deputato di Forza Italia si avvicina, riesce a superare il cordone di sicurezza e io lo vedo con la coda degli occhi che si avvicinava minaccioso verso di me e inizio a pensare: speriamo che mi dà uno schiaffo, così mi butto a terra, simulo e prendiamo il 3%. A un certo punto Chiarelli si avvicina, io mi giro verso di lui e tiro su le braccia in maniera gandhiana, non violenta. Lui viene preso alla sprovvista e li tira su pure lui. C'è questa scena, noi due così fermi, io avevo detto fuori ladri di Forza Italia, eccetera, eccetera, e lui mi dice una frase che vi fa capire tutto, mi dice: Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Che è una frase straordinaria. Ora ci stanno le primarie del PD, tesseramenti falsi, leggevano, le solite robe. Qualche anno fa ci fu, io ero già in Parlamento, l'ennesimo scandalo del tesseramento falso del Partito Democratico. Al che io, perché le battute le faccio, perché mi devo tenere vivo in quel palazzo. Il divano e scendere in piazza, e vi ringrazio perché voi l'avete fatto di mattina, di sabato. B, non abbiamo la forza di trovarci anche delle fonti di informazione alternative per non bere tutte le bugie e le falsità dei TG, a cominciare dal TG1 gestito da Orfeo, uno che viene dai giornali di Caltagirone, uno che ci odia, ripeto, perché sui suoi terreni di Tor Vergata noi gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi del mattone e del cemento. C,
dobbiamo partecipare alla vita politica, perché non basta votare. La politica è bellissima, ce l'hanno rovinata, ce l'hanno distrutta. Ma che significa politica? Significa quando 5 Stelle scende in piazza. Siamo riusciti ad incanalare una giusta e sana indignazione e rabbia di cittadini in un percorso di partecipazione politico e non di speranza, di certezza, perché già l'abbiamo cambiata radicalmente la storia, radicalmente la storia di questo paese. Probabilmente ancora non si vedono certi frutti perché abbiamo seminato e si vedranno tra qualche anno. Si dice che non le torri, per vedere quanto sono alte la torre bisogna uscire dalla città, da fuori si vedono i progressi che abbiamo fatto. Mai si era vista una forza politica che ha fatto entrare tutte persone sconosciute, persone anche senza esperienza. È vero che i primi tempi è stata difficile, ed è vero che qualora dovessimo andare al governo i primi mesi saranno difficili, avremo contro tutti coloro che non vorranno perdere le loro sacche di potere, ma con un popolo informato che ci sostiene, sovrano, che cammina a testa alta e che controlla i suoi dipendenti, perché se paghiamo gli stipendi ai parlamentari evidentemente sono i nostri dipendenti, io sono convinto che ce la potremo fare. Certamente sarà difficile governare questo paese, certamente le inventeranno di ogni, faranno una legge elettorale contro il 5 Stelle, l'hanno fatto, qualsiasi cosa per ostacolare il cambiamento l'hanno fatta, hanno rieletto Napolitano per la seconda volta, mai un Presidente della Repubblica è stato eletto per due volte di seguito, l'hanno fatto per sancire l'inciucio da questa falsa e ipocrita sinistra e questa becera destra che evidentemente non ha risolto nulla fuorché i propri interessi, i propri problemi personali. Qualsiasi cosa, noi abbiamo fatto ostruzionismi per bloccare un finanziamento pubblico al sistema bancario, hanno regalato 7 miliardi di euro alle banche private e ci hanno espulso, e lì la Boldrini applicò la ghigliottina, cioè il taglio dei tempi dei parlamentari non era mai successo nella storia della Repubblica. Le faranno di ogni, la campagna elettorale sarà durissima, io ve lo dico, ci infangheranno, mentiranno, tireranno fuori cose dei nostri passati, state tranquilli, io ve lo dico, l'essenziale è mantenere la barra dritta, dateci una mano al di là del voto, sostenete questa forza politica perché è l'unica che può, per il sistema interno, ripeto, sconfiggere un sistema che è partitocratico. Io vi chiedo soltanto questo, dateci una mano, non votateci e basta e poi incrociate le braccia, perché questo paese senza un popolo sovrano che alza la testa e che partecipa non lo possiamo salvare neppure noi. Buon fine settimana a tutti e grazie di cuore, grazie. E in bocca al lupo, bocca al lupo. E vorrei ringraziare tra l'altro questa guerriera che è stata ripetutamente denunciata alla grande finanza, medaglie al valore, sono medaglie al valore veramente, complimenti e grazie. Grazie a tutti, buon fine settimana, grazie.